Mi chiamo Dimitri Tingano, ho 15 anni, abito a Terni e loro sono mia mamma e mio papà. Dimi, ciao! È passato un anno e 300.000 follower dalla fine del collegio Sì, circa. dai. Quanti anni hai adesso? Ho 17 anni. Come la vivi questa popolarità? Dopo l'uscita del programma è cambiato tutta la mia vita. Un po' di educazione? Ho professor Senda, io c'ho sonno. È già tanto che sto qui che non me ne vado. Puoi girare tranquillo per strada o viene salito dalle ammiratrici? Allora, a Terni ormai mi conoscono tutti, esco sempre, quindi nelle altre città sì. I social sono diventati un lavoro per te? Sì, all'inizio non pensavo. Sui social c'è un lavoro molto duro e molto impegnativo. Per avere una buona fanbase ovviamente ci devi lavorare. E la scuola come va? Quest'anno stranamente sta andando bene, ho solo un 4. In che materia? Inglese. Ah, ok, we can talk in English. What? Non ho capito. So che è una passione per le belle ragazze, certo. E voglio sapere come deve essere la ragazza perfetta per te. La mia ragazza ideale è mora, occhi azzurri e un bel fisico. Il carattere deve essere umile, non mi deve tanto rompere. Vabbè, non si può dire. Però deve essere abbastanza tranquilla e poco gelosa. Perché io sono un ragazzo affidabile. Ma ti definisci più influencer o più playboy? Una via di mezzo. Ci sta? Sì. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy it hurts. Sei fidanzato? Assolutamente no. Cosa? Come conquisti una ragazza che ti piace? Ti scrivo su Instagram e poi come va inizio a prendere aperitivo. Fallo, dai, conquistami in direct. È un genio, mi hai conquistata, è vero, dai. Senti, ma com'è finita quella cosa dei le more, le bionde? Le donne, le more, le bionde. I casting che fate su Instagram. Praticamente tipo, mi hanno fatto una domanda, more o bionde. Siccome c'è sempre questa sfida tra le more e le bionde, ho detto guarda, mandatemi in direct le vostre foto migliori e vediamo chi vince. Avete capito come conquista le ragazze su Instagram? Ma li prendi mai due di picche? Ma che è il due di picche? Non lo sai perché sei del 2002, perché è un... Sono 2001. 2001? Non so che è. Non ci sta. Le frenzona. Ti hanno mai frenzonato? È proprio un colpo qua. No. Ma ti scippano con qualcuno? Tengo le mie uscite fuori da Instagram. Qualche tua ex collega del collegio? No. Ah, con Nora. Ah, che scopriamo tutti gli altarini qui. Ah, perché ci avevate avuto una cosa, eh no? Sì. Ah, il triangolo famoso? Sì. No, metà è un quadrangolo perché... Ti è capitato più spesso di lasciare o essere lasciato? Io sembra come un mese lasciato. Ho sta scadenza tipo... 30 giorni? Sì. Dopo non mi ci trovo, il carattere non mi piace, poi mi sto fanno più la ragazza, ecco perché non mi fidanzo mai. Però diciamo sempre lasciato io, a parte una volta, mi ha lasciato lei. Però ero piccolo, cioè, avevo 12 anni. Succede. Qual è il tuo piatto preferito? Sono i gnocchetti con le cioccolate. Sono gnocchetti con ragù. Ah, buoni. Te la cavi in cucina? Beh sì, dai, io una volta... Ho fatto la pasta a mamma, in bianco, senza olio, senza sale. Non me la cavo a cucinare, in poche parole. Piatto forte. Non c'è. Vorresti andare a vivere da solo? Sì. Dove? A Milano. Ma perché a Milano? Mi trovo bene, conosco molte persone. Non sono io questa però, Sei stato bocciato, io so. Due volte alle medie. Come hai fatto? No, io proprio sono stato bocciato. Dice, siccome lei non studia, io la mando in isolamento perché lei disturba i suoi compagni. Primo anno di medie, mi dovevo un attimo abituare. Poi ho fatto una scuola privata, ho fatto 3 anni in 1. Sono andato a fare l'esame alla scuola pubblica e sono stato bocciato perché stavo sulle palle ai professori. Io mi volevo scusare per il gesto, le parole dette oggi pomeriggio. Ho ragionato, sono subito le cose che sbaglio, le dico. La scusa che abbiamo usato tutti quando mi hanno bocciato in primo liceo. Cosa vuoi fare da grande? Allora, il mio sogno più grande è diventare un DJ. Ma che genere suoni? Commerciale, reggaeton e trap. Ma ce l'hai il nome da DJ? No, Dimitri Tingano DJ.
Piano B se non dovessi diventare un DJ. Beh, oddio, io ci ho avuto sempre un'ispirazione tipo a crearmi un brand, aprire diversi negozi in Italia. Fighe. Abbigliamento. Ti piacciono le serie TV? No. A parte cosa, Narcos. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Narcos lo guardavo. Plata o plomo? Come ti immagini tra 10 anni e ben 27 anni? Un ragazzo sicuro di sé, DJ, che vive a Milano, fidanzato. Con una sola? A 27 anni penso di essere un bravo ragazzo. Devo cercare altri ragazzi che come te hanno partecipato al collegio. Mi fai due nomination, da chi mi mandi? Roberto, poi quando c'è Veronica. Già che ci siamo proviamo ad andare direttamente. Sì. E vediamo se ci accoglie Veronica. Io ti ringrazio. Grazie mille. Bocca al lupo per tutto. Mi raccomando, seguimi su Instagram. Certo, ma adesso vado subito. Così ci sentiamo sui DM. No, no, tu stai qua, che non è finita per te. Discoteca o bar con amici? Discoteca. Social media o televisione? Social. Computer o telefono? Telefono. Instagram o Facebook? Instagram. Hip hop o rock? Hip hop. Console da DJ o go-kart? Ah, te lo giuro, non so. Lazio o Roma? Roma. House o techno? Techno. David Guetta o Bob Sinclair? David. Una fidanzata o tante amiche? Una fidanzata, non è vero, tante amiche. Per dare una buona impressione. Pizza o sushi? Pizza. Auto o moto? Auto.